nous aura fait. Comprenez-moi bien. Tout le monde sait. Ha rispedito in strada? Oh, ti piacerebbe, vero? Sarei sconvolto. Olivier, se non fossi qui, chi lavorerebbe al posto tuo? I cavalli vanno strigliati, amico. Forza! Certamente, signore. Signore, signor della Sé, ferma! Gesù mio. Gesù mio, Gesù mio. Qualche problema, amico? Una lettera per il signor della Sé, è importante. Oh, calmatevi, Perrot. La lettera non arriverà prima al signor della Sé se morirete di fatica. Datemela, ci penso Deve io. Deve riceverla oggi. È molto... Molto importante, sì, l'avete già detto. Farò in modo che accada. Signor della Serre, si fermi! Fate largo, via! Signor della Ser. Chiedo scusa, ho sbagliato. Devo salire ancora più in alto. Eccovi là.
basta così! Sei sordo, oltre che stupido. Resta in fila. Resta in fila. Osi metterti con... affrontare la giustizia. Ti libererai di me, fermi! Autant de cervelle, già... Tracter la chaude pisse en un'altra cosa. Devo demander... Tu penses che... Mes amis, vous êtes trop anxieux. Il n'arrivera rien de plus grave que ce que nous avons déjà vu. Le pire est... Mais tu t'es engagé auprès de moi. Écoute, tu vas faire quoi si tu... Ah, je n'ai pas pris moi. Noté sur l'encre et le papier, bien plus sur la qualité générale de ta démonstration. Oggi sono tra i rappresentanti della nazione. Ci avete capito qualcosa? Su cui io ho l'onore di regnare. Dove diavolo sono? Stati generali si sono riuniti. Continuerà a parlare. Anche se tale assemblea non ho esitato a interdire tale pratica, che di riporterà vigore. Devono avermi pedinato fin dalla tenuta. E grande felicità alla nostra nazione. Il debito nazionale. Al momento della mia... Allora, chi sarà a prendere il suo posto? Un altro re? Un consiglio di saggi? È questa la domanda, non è vero? Tregua dunque? Ma che diavolo succede? Calma! Possiamo risolvere tutto senza violenza, non è così? Prendilo, Hugo! Direi... Prendilo, Hugo! Calma, amico! Pensavi di derubare? Non è giornata, vero Victor? Li lascio a voi, signori. Tu, alt, fermo! Cosa diavolo fai lì? Scappo!
Sta scappando! Muovi! Vediamo un po' ci si vede. La legge è implacabile. C'è modo di rientrare. Li raggiungerò a casa, suppongo. Buonasera, Olivier. Il signor della Serre è tornato? Il signor della Serre tornerà molto tardi. Ah, bene. Penso che salirò a salutare Elisa, allora. Non ci pensare nemmeno. La signorina è ad una soirée esclusiva in suo onore. A palazzo. Una festa? Non mi ha invitato. Nemmeno i cavalli. Di certo l'invito sarà andato perso. Entrerò lo stesso. Ma quanto tardi? Forse tra un'ora o tra tre. Forse non tornerà. Non mi impiccio delle faccende dei miei padroni. Aspetterò qui, allora. Memorie del signor D'Artagnan, il preferito di Elisa. Posso farla passare sotto la porta. La vedrà appena ritornerà. Hop, hop. Là, sana e salva. Solo un po' in ritardo. E ora, a palazzo. Ah, non potrei entrare nelle fogne vestito così.
Figurarsi a un ballo. Qui, qui, amico. Lascia che ci pensi io. Oh, grazie, ragazzo. Maximilien Robespierre, da solo. Arnaud, il cavaliere di Telem. L'invito, per favore. A proposito, ce l'avevo proprio qui, ma nel tragitto... Niente invito, niente ingresso. Uscita dalla fila, il prossimo. Charles Gabriel Siver, due ospiti. Il prossimo. Tutti. Due ospiti. Salto giusto per educazione. Sono stanca. Come vuoi. Il terzo. Lo stato è già in rivolta e questi danno una festa. Per chi è questa festa, poi? Chissà. Servirà solo a dare lustro alla signorina della serra. Già ora del cambio. Glenn, torna subito alla festa. Ma guarda quella. Le sue scarpe costano un mese di paga. Oh, lassù! Fermo! Giù di lì! Mi farai entrare se scendo? Cosa? Certo che no! Beh, dato che per te è lo stesso, allora resterò qua su. No, tu! Vieni qui! Ci vedremo dopo in giardino, sì? Certo. Sono tutti stasera. Non ricordo l'ultima volta che ci siamo trovati tutti insieme. Deve essere stato per quell'affare con... Cedete questo ballo, bel giovane? Grazie. Un'altra volta.
va pazza per gli inseguimenti. Parecchio fermento, direi. Che devo dire? Eri un cattivo esempio. No, eri tu il peggiore. Indossi uno degli abiti di papà. E tu indossi un abito? Non cominciare. Mi sento una mummia rinchiusa qui dentro. Deve essere un'occasione speciale, allora. No, per niente. A dire il vero, è tutto così pomposo e mondano. Una noia. Vedi, quando non mi inviti alle tue feste finisce sempre male. Ho provato, ma papà non voleva. Davvero? Voilà! Aprite! Vai, li distraggo io. Cosa? Mi stai cacciando? È complicato. Ti spiego dopo, ma ora fuori dalla finestra. Oh, no, non andrà a finire come quella volta al Meleto. Non fare il bambino. Sono sicura che non c'è nessun cane da guardia stavolta. Va! Cielo, ma non è la stanza del biliardo, vero? Potrei essere alla festa, ma no. Che spreco di tempo, non c'è nessuno. Dovrebbe venire qui. Scommetto che uno di questi nobili mi vomiterà sulle scarpe. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Signore! Signor della Ser! Signor della Ser! Siver, vieni via! Guardie! Aiuto! Criminale! Dio mio! Ha ucciso il signor della Ser!